Ciao a tutte, bentornate. Oggi un video su una cosa che mi è successo e voglio raccontarvi. Innanzitutto vi mostro il pacco, che è l'oggetto dell'argomento che vi farò. E voglio ricordarvi, questo pacco arriva dalla Baby Craft e questo è il codice sconto che è Antonia10. E usando questo codice avrete diritto al 10% sull'intero ordine. Nei primi di agosto di quest'anno ho fatto una collaborazione con la Baby Craft, quindi il pacco sarebbe dovuto arrivare la metà di agosto. Era a fine agosto, forse primi di settembre, ho contattato l'azienda per dire che il pacco non mi era arrivato e loro mi hanno risposto dicendo che il pacco era tornato indietro perché io non ero in casa al momento della consegna. Quindi mi hanno detto di rifare di nuovo il carrello per una nuova spedizione dei prodotti da me scelti. E così ho fatto, e quindi poi è arrivato il pacco, ho fatto i video, quindi video precedenti. Ultima settimana di ottobre sento suonare e mi arriva un pacco. Un pacco, ho detto io, ma io non aspetto niente del genere. Vado ad aprire ed era il pacco della BB Craft che io con i prodotti che io avevo scelto i primi di agosto. Questo per dirvi che non è andato perso, ma lo avevano sicuramente in giacenza ed è arrivato dopo 3 mesi. E niente, naturalmente ho avvisato la BB Craft dell'accaduto e loro comunque sono contenti di tenermi anche questo materiale e magari di fare un ulteriore video tutorial che farò prossimamente. Ora vi mostro i prodotti che avevo scelto allora. I prodotti che avevo scelto sono più o meno come quelli del pacco successivo. Quindi avevo scelto questi distanziatori. Questo è il codice. Avevo scelto il set di chiusure e questo è il suo codice. Avevo scelto queste meravigliose perle, questo è il codice e vado a farvi vedere che sono una meraviglia, sono bellissime. Questo è il codice, se trovo tutti i link naturalmente vi metterò i codici nell'info box così facili da recuperare. Avevo preso questa catena uguale a quella che mi è arrivata dopo e questo è il codice. I connettori, quindi i distanziatori. Questo è il codice della box, sono quelli là triangolari che vi ho fatto anche il tutorial, gli orecchini Leon. Poi anche questi, le chiusure a T-bar, questo è il codice, quindi ora mi ritrovo con due box. In più avevo preso questi altri due prodotti che poi sul sito non sono stati più presenti, quindi non ho potuto riprendere. E si tratta di questo filo di perle di conchiglia, in questa colorazione stupenda con il blu. Sono 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19 perle. E questa catena, anche questa, settembre non era disponibile, ora non so sinceramente se è disponibile. Questo è il codice e questa è la catena. Mi piaceva tantissimo e quindi lo volevo prendere.
Guardate, è un metro di catena, mi sembra. Sì, è solo un metro di catena. Questo era, ci tenevo a farvelo vedere, a dirvi questo, che comunque non è andato perso. Non so se sono stata fortunata oppure vi è capitata una cosa del genere. Voglio mostrarvi il lavoro che ho fatto già con una delle click-clack presenti in questo set. Sono sei pezzi, vi ho fatto vedere già nel precedente video. Ed ho realizzato questa portamoneta con questo filato bellissimo preso dalla Tessiland. Io faccio sempre una base rettangolare o quadrata in base alla grandezza del portamonete. Ci ho aggiunto questo charm scritto Handmade. All'interno, come fondo, metto sempre un pezzo di feltro. Ed è favoloso. La lavorazione è in punto canestro. Guardate che meraviglia. Questa la click-clack misura 7 cm e mezzo di larghezza. E questo è il primo lavoro che ho fatto con queste click-clack. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, così sarete avvisati quando farò un altro video. Vi voglio ricordare ancora il codice sconto per la BB Craft, che è Antonia10. Usando questo codice avrete diritto al 10% sull'intero ordine. Io vi saluto, spero che non vi abbia annoiato. Ciao e alla prossima. Ciao a tutte!